un'analisi della propria esistenza. Cecio Ifior attraverso Tullia e Gian, Morire e vivere, Scifo. Da quando il fascino delle dottrine orientali ha invaso il mondo occidentale, si fa un gran parlare di karma e questo termine, codesta parola, viene il più delle volte usata veramente a sproposito, anche perché il più delle volte le persone che usano codesta parola non sono a conoscenza del reale significato del termine. In realtà il termine karma significa semplicemente azione, quindi con karma si dovrebbe indicare tutto ciò che fa parte dell'attività, del movimento, dell'azione, della vita stessa. Ma più che analizzare il karma sotto questo punto di vista, vorremmo questa sera addentrarci in un altro argomento inerente sempre al karma, e cioè in che modo il karma può influire sulle valutazioni che l'individuo fa sulla propria esistenza allorché si ritrova nel mondo spirituale. Mi spiegherò meglio. L'individuo, dopo la morte, come ben sapete, si trova, prima o poi, a dover fare un'analisi della propria esistenza. In che modo quindi la conoscenza di queste dottrine della teoria karmica può influire, può facilitare la comprensione, può aiutare l'individuo nella valutazione di se stesso e della propria esistenza? E ancora, una volta lasciato il mondo fisico, l'individuo risente ancora di questa legge, è sottoposto ai suoi effetti, subisce insomma ancora l'influenza della legge karmica? Nel corso della serata ho sentito più volte parlare di percezione soggettiva della realtà, quindi di mondo dell'illusione, di illusorietà percepita da ogni individuo. Normalmente, leggendo i nostri o l'altrui insegnamento, si arriva a concepire che in effetti l'individuo incarnato, all'interno quindi del mondo fisico, ha una percezione largamente illusoria di ciò che vive e di ciò che lo circonda. Però raramente le persone si pongono il problema di quanto sia illusoria la percezione dell'individuo allorché abbandona il veicolo fisico. Tant'è vero che, specialmente in ambiente spiritico, si tende a considerare ogni comunicazione vera o presunta spiritica come detentrice di verità. Bene, creature, è ovvio che non è vero, cioè è una conseguenza logica di tutto l'insegnamento che in questi anni io o altri abbiamo svolto. Infatti, l'individuo che abbandona il veicolo fisico, come voi sapete, si trova subito dopo ad essere vivo all'interno del piano astrale, ma il fatto che egli sia vivo su un altro piano di esistenza non significa assolutamente che egli sia migliore, che egli sappia di più, che abbracci maggiori verità. In realtà, l'individuo che entra nel piano astrale, allorché lascia il piano fisico, porta con sé tutte le idee, i preconcetti, la conoscenza, i pregiudizi, i condizionamenti che possedeva da incarnato. Si porta con sé, quindi, tutto ciò che era suo come modo d'essere nel piano fisico. Ecco perciò che ha le stesse idee, ripeto, gli stessi giudizi o pregiudizi, gli stessi errori concettuali, le stesse conoscenze e naturalmente anche la propria tendenza a percepire illusoriamente la realtà che vive ed il fatto che questa realtà faccia parte del piano astrale e non più del piano fisico non cambia per nulla la situazione. Se, come è stato detto prima, il termine karma significa azione, quindi abbraccia tutto ciò che l'individuo compie, ecco che l'individuo che lascia il piano fisico, assieme alle sue illusioni, porta con sé anche quello che è il suo karma. Con questo non intendo affatto dire che l'individuo all'interno degli altri piani di esistenza tra un'incarnazione e l'altra può assolvere il karma che ha accumulato. Questo è un discorso che affronteremo un'altra volta, ma intendo dire che gli effetti karmici che hanno strutturato il suo modo di essere nella vita che ha appena abbandonato
si fanno risentire ancora come effetto in ciò che egli si trova ad essere all'interno del piano astrale. Ecco quindi che la sua attenzione nel momento in cui giudica la propria vita sarà puntata su particolari aspetti che sono quelli che l'individuo, per rispettare il suo karma, dovrà attentamente osservare, riconoscere e comprendere, in modo da prepararsi al passo successivo, costituito dall'incarnazione seguente. Voi quindi potete immaginare che l'individuo, allorché si trova ad osservare e a giudicare la propria vita, non osserva fin nei minimi particolari ciò che ha vissuto, ma compie inconsapevolmente una sorta di selezione tra le azioni che ha compiuto, scegliendo quelle che in realtà può arrivare a comprendere. Certo, le azioni che ha compiuto in vita si rifletteranno poi nelle vite successive come karma, però di quelle non si renderà conto fino a quando la reazione che ha mosso non gli si presenterà in un momento in cui sarà in grado di comprenderla. Quando qualche tempo addietro all'interno del cerchio capitava abbastanza sovente, con gioia di alcuni e meno gioia di altri, di presentare a mo' di esempio dell'insegnamento delle identificazioni, vi è stato un caso di un'entità che era stata fatta intervenire a sua insaputa, facendo presentare, tramite lo strumento, una parte dei brandelli, delle briciole di quello che era il giudizio che egli stava compiendo sulle proprie azioni commesse in vita. E vi è stata più di una persona che è rimasta sorpresa nel sapere, perché noi l'avevamo detto, che questa entità era da qualche tempo ferma ad osservare quell'episodio particolare che avevamo fatto arrivare alla percezione del vostro tempo fisico attraverso lo strumento. Episodio che consisteva principalmente nel furto di un panino in un panificio. Certo, il furto di un panino, considerando tutti i furti che vengono commessi nella vostra società, non è poi una gran cosa, e in apparenza sembra che non debba poi possedere seri motivi per soffermarcisi più che tanto in un'analisi di vita, tanto più che sicuramente in una vita un individuo ha certo compiuto qualcosa di ben più grave di quello che può essere il furto di un panino. Invece, ripeto, da quei dialoghi risultava evidente che quel tal Filippo, come lo avevamo chiamato per convenzione, si era soffermato in particolare proprio su quell'episodio e che su quell'episodio tendeva ancora a soffermarsi. Cosa vera dunque di così grave nel furto di quel panino? Il fatto era che quel tal Filippo non possedeva una grande evoluzione, era quindi in una fase di incarnazione in cui aveva bisogno di comprendere i fattori basilari dell'evoluzione, i fattori basilari della consapevolezza. Ecco quindi che aveva compiuto una cernita tra le varie azioni compiute in vita e tra queste vi era quel piccolo furto che gli poteva offrire, attraverso l'analisi dell'episodio, la comprensione di alcuni aspetti che non aveva ancora compreso. L'amico Filippo, infatti, si era soffermato sul furto di quel panino ed era giunto poi a delle conclusioni che erano semplicemente queste. Egli aveva rubato quel panino non per bisogno, non perché aveva fame, ma semplicemente per fare un dispetto, una malignità, e questo, a suo livello evolutivo, costituiva veramente un grosso ostacolo, un grosso blocco, un grosso nodo da sciogliere. Certo, nella sua vita successiva, avendo compreso l'episodio di cui parlavamo, non gli capiterà più di commettere un tal tipo di azione, perché da quella piccola azione ha già tratto i frutti che poteva trarre. Ecco così che anche quella piccola azione ha fatto sì che egli potrà, nella sua vita successiva, compiere un piccolo salto di qualità ed affrontare poi nuove analisi di se stesso, più complicate, più ampie, più difficili. Tutto questo discorso, creature, per farvi comprendere quanto complessa e difficile è la teoria che noi vi andiamo enunciando.
se per un piccolo episodio, apparentemente insignificante, come quello di cui parlavamo, è stato necessario ritornare per più volte, pensate voi a quanto si potrebbe parlare e per quanto tempo a proposito di omicidio o di altro ben più grave del semplice furto di un panino. D'altra parte, nell'analisi che l'individuo compie dopo la morte, l'omicidio in realtà è quasi sempre uno dei fattori che vengono esaminati fin dalle prime incarnazioni. Questo perché il togliere la vita ad altre persone è il fattore che più immediatamente bisogna comprendere e che più immediatamente l'individuo deve cercare di risolvere. Tant'è vero che col passare del tempo, se voi notate, anche se l'apparenza può sembrare diversa a causa del diffondersi delle notizie, gli omicidi non sono più frequenti di come erano in passato. Certo, la nuova razza che è incarnata assieme alla vecchia razza ha ancora bisogno di fare l'esperienza dell'omicidio. Tuttavia, invece, la vecchia razza ben difficilmente commetterà un omicidio, ben difficilmente toglierà la vita ad altri esseri umani. E vi garantisco che, se anche lo facesse, certamente vi potrebbero essere buone possibilità che alla base vi sia una motivazione, un'intenzione altruistica, anche se facente parte di un altruismo non proprio ben compreso. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di omicidio compiuto per non vedere soffrire un'altra persona a causa di una malattia inguaribile o per salvare un innocente e via, e via, e via. Ma non vorrei dilungarmi troppo, quindi vi lascio con tutte queste nozioni affinché pensiate ad ognuno di questi argomenti e in seguito, come nostro solito, vi si possa ritornare chiarendo, ampliando, specificando.